Buongiorno, sono Luca della Bottega da Leonida. Vi diamo il benvenuto e oggi per la Gazzetta di Modena vi presentiamo una nostra ricetta. Una ricetta della nostra tradizione fatta con i nostri componenti e prodotti scelti dai nostri produttori locali. Sono i tortelli verdi, ricotta e bietole. Allora, la parte principale di questa ricetta, una volta che abbiamo scelto i nostri ingredienti, è preparare le bietole. Ovviamente per oggi le bietole le ho già cotte in precedenza, vanno tagliate, le taglio a coltello, non uso il mixer perché poi si perdono e si sfibrano e la bietola perde di consistenza. È un'operazione da fare, più si riesce a sminuzzare in parti piccole la bietola meglio è, perché così, una volta unita gli altri due componenti che abbiamo già messo nella ciotola, l'impasto risulta più omogeneo anche una volta che viene cotto e messo sul palato. Aggiungiamo la ricotta al nostro impasto. L'impasto deve risultare il più omogeneo possibile. E poi la infiliamo dentro alla sac à poche. La nostra sac à poche è pronta. Siamo alla parte della tiratura della pasta sfoglia, ovviamente uovo, farina e un pizzichinino di sale. Quando mangi tortelli, a mio avviso, mangi tortelli non per la pasta che c'è intorno, ma per il ripieno. Per questo i tortelli che facciamo qua tendenzialmente sono molto grandoni rispetto alla media, anche perché se uno vuole mangiare la pasta è meglio che si mangi un piatto di tagliatelle. Più la pasta è sottile, migliore il risultato. Per chi piace, una bella spruzzata di parmigiano da sopra, anche se, vi dico la verità, dentro ce n'è così tanto che potete anche godervi il piatto in quanto tale. E il piatto è servito. Ecco a voi, il piatto è servito. Vi aspettiamo qua a San Marino di Carpi, alla Bottega da Leonida, per disgustare questo oppure tutte le altre proposte della nostra cucina.